Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. L'episodio dell'avaro è una chiara rappresentazione di questa frase del Vangelo. La storia è piuttosto nota. Un ricco signore era molto avido e impegnava tutte le sue forze per accumulare denaro. Un giorno quell'uomo morì. Antonio lo venne a sapere e disse che avrebbero trovato il cuore dell'avaro non nel petto, ma nella cassa, in mezzo ai soldi. E avvenne proprio così. A che cosa è legato il nostro cuore? Che tesoro stiamo accumulando nella nostra vita? I beni che abbiamo, come dice bene la parola, sono un bene, qualcosa di buono. Anche nella Bibbia i beni sono segno della benedizione di Dio, ma possono anche appesantire il cuore, come nel caso dell'avaro. La questione riguarda proprio il nostro legame con i beni che abbiamo. In realtà, noi possediamo davvero qualcosa nella misura in cui sappiamo donarla, condividerla con gli altri. Al contrario, l'avidità e l'avarizia esprimono il bisogno di accumulare sempre di più per me stesso e non essere mai sazio, e alla fine mi portano a dipendere da ciò che sto accumulando, sempre in ansia perché non ne ho abbastanza, perché lo devo difendere o lo potrei perdere. Il Vangelo ci dice: chi vuol trattenere per sé la sua vita, le sue sostanze, le perde. Chi invece dona per amore trova la vera vita. Quando non considero ciò che ho come un mio possesso esclusivo, ma come un bene che mi è dato per essere investito a favore di tutti, ecco che non divento schiavo di quel bene. È la generosità del dono che mi rende libero, perché l'amore, che è il tesoro più grande che abbiamo, cresce e matura non nel trattenerlo per sé, ma nel condividerlo, nell'impegnarlo nella relazione con gli altri.